E camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio, e vedendomi venire incontro l'incauto avventore, ebbi un sobbalzo nella regione epigastrico-duodenale, che a buon diritto chiamai paura o vigliaccheria emotiva. Sono i momenti in cui amo la polizia, e lei lo sa, e si fa desiderare. Si sente solo il rumore dei miei passi. Avrei dovuto mettere le Clark. Cappello in testa e impermeabile chiaro che copre l'abito scurissimo, l'uomo che mi viene incontro ha pochissime probabilità di essere Humphrey Bogart. Le mani stringono al petto qualcosa di poco chiaro. Non posso deviare, mi seguirebbe. Il caso cane gatto è un esempio tipico. Finché nessuno scappa, non succede niente. Appena uno scappa, quell'altro... Ed è giusto. Perché se uno scappa, deve avere una buona ragione per essere seguito. Altrimenti che scappa a fare? Da solo. In quel caso si direbbe semplicemente corre. E se poi lui non mi seguisse, non ho voglia di correre come un cretino alle 2 di notte per Milano. Senza le Clark. Proseguo per la mia strada. Non devo aver paura. La paura è un odore e i viandanti lo sentono. Sono peggio delle bestie questi viandanti. È chiaro che lo sentono. Ma perché sono uscito? Non si è mai abbastanza paurosi. Avrei dovuto chiudermi in casa e scrivere sulla porta: non ho denaro, a titolo di precauzione, per scoraggiare ladri e assassini. E lo strangolatore solitario? Quello se ne frega dei soldi. Dovrei andare a vivere in Svizzera. Non si è mai abbastanza coraggiosi da diventare vigliacchi definitivamente. Ma l'importante ora è andare avanti, deciso. Qualsiasi flessione potrebbe essere di grande utilità al nemico. La prossima traversa è vicina e forma un angolo acuto. Nessuno sa cosa c'è dietro l'angolo. Questa qui dell'angolo mi sembra sembrata una cazzata, invece è importante, vedi? Però sento che lo potrei raggiungere, l'angolo. Ma il nemico avanza, allunga il passo. O è una mia impressione? Ricordati del cane e del gatto. Anche lui ha paura di me. È una legge. Devo puntargli addosso, come un incrociatore, sì. Avere l'aria di speronarlo. Ecco così. È lui che si sposta. Disegna una curva. No, mi punta. Siamo a 10 metri. Tengo gli occhi bassi, ma lo vedo benissimo. È un uomo enorme, misterioso. Le mani stringono al petto un grosso e pesante libro. Oh, 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 un libro. Guarda come lo tiene. Chi crede di fregare? Una bomba. Certamente una bomba, confezionata dentro un breviario. Come sono furbe le forze del male. Eccolo.
è a 5 metri, 2 metri, addio, è finito, sono un eroe nazionale. Era un pastore anglicano. Mi sono sempre stati sul cazzo i pastori anglicani, presuntuosi, imponenti, spavaldi. Viva la Chiesa Cattolica! Viva il Papa!